Buon pomeriggio, con le telecamere di Fatti di Sport siamo a Pont Saint-Martin per le riprese della finale del campionato nazionale a squadre Under 15 2018. Si affronteranno in finale la Saranese in provincia di Treviso e il Bassavalle a Aosta. Siamo con Roby Favre, consigliere nazionale della Federazione Italiana Bocce, nonché presidente della Federazione Europea Bocce. Consigliere che è particolarmente attento all'attività giovanile. Ma sicuramente è un punto forte della nostra federazione, puntare sui giovani, sul femminile, sul mondo dei disabili, senza mai dimenticare anche l'attività senior regolare. E oggi una manifestazione veramente importante, credo sia giusta e doverosa la nostra presenza. È stato presente anche qua il CT della Nazionale Enrico Birolo per visionare, c'è del materiale veramente molto interessante. Come hai visto l'incontro di stamattina e come vedi la finale di oggi pomeriggio? Ma sono stati due incontri veramente equilibrati. Carmagnola forse era la squadra più accreditata per il successo, se l'è giocata fino all'ultima boccia, ha perso l'ultima boccia contro la Bassavalle, invece l'altro incontro nel regno dell'equilibrio, spareggio finale nei pallini, ha vinto la Saranese. Sarà una finale anche qui molto attesa, molto equilibrata, forse la Bassavalle ha il vantaggio dei terreni di casa, ma ci aspettiamo veramente una finale di alto livello. Partita la finale del campionato italiano di società Under 15, che ha visto adesso il combinato, il tiro di precisione, che ha visto adesso in questo momento la bocciata per quanto riguarda il Bassavalle di Angeri Matilde, per la Saranese Breda Alessandro. 0-0 risultato, riparte ancora Bredi Alessandro, leggermente storto sul pallino, nulla di fatto. Alla volta dell'ultimo bersaglio, il pallino da 5 punti e Breda imbocciata. La fallisce e il suo punteggio rimane fermo a 6. È la volta di Matilde Angeri, ultima boccia sul pallino da 5 punti, il tentativo di aggiudicarsi l'incontro. Fallisce, quindi l'incontro finisce 6-3 a favore di Breda della Saranese su Matilde Angeri della Bassavalle, quindi parziale dell'incontro 2-0 per la Saranese. Quarta mano in corso, Mattia Falconieri che va in accosto, ottimo l'accosto, Lorenzetto Andrea imbocciata per la Saranese e la colpisce. Falconieri, sua ultima bocciata, la colpisce
che si porta a 24 e di fatto si aggiudica l'incontro. Vediamo adesso l'ultimo accosto di Lorenzetto Andrea per la Saranese. Ultimo accosto per Lorenzetto Andrea della Saranese. Ottimo l'accosto di Saranese della Saranese. E termina l'incontro 24 a 21 a favore del Bassavalle, quindi risultato parziale dell'incontro 2 pari. Colpisce 20 a 25. Pallice adesso Pivato. Colpisce Pivato. Golfetto colpisce ancora e si porta sul 28 a 22, 29 a 22, 9 secondi al termine. Colpisce ancora e si porta a 30, una bocciata ancora, colpisce ma non gliela dà buona per il tempo scaduto, comunque l'incontro termina 30 a 23 a favore del Bassavalle con Golfetto e Matteo sulla Saranese con Tommaso Pivato. Risultato parziale dell'incontro Bassavalle Elvetia 4, Saranese 2. È cominciato il gioco tradizionale nella finale del campionato italiano Under 15, nella coppia che vediamo in questo momento in accosto. Lorenzetto Enrico per la Saranese, suo compagno di squadra Breda Alessandro, avversaria il Bassavalle con Golfetto Federico e Villermoz Elisa. Nel campo adiacente in questo momento vediamo all'accosto Mattia Falconieri nell'individuale, avversario, come già quello che era nel combinato, sarà Lorenzetto Andrea. E Breda Alessandro che va in accosto, boccia che gli scappa lunga. Comunque si chiude l'incontro a coppia perché non ci sono più i margini per raggiungere il punteggio, quindi 7-2 e a favore della Saranese che si porta sul 4 pari. Mentre nell'individuale Mattia Falconieri ha già giudicato l'incontro, quindi risultato parziale dell'incontro prima della staffetta, Bassavalle 6-4 per la Saranese. Sul risultato parziale di 6 a 4 per la Bassavalle Elvetia, a parte nell'ultima prova in programma la staffetta che vede impegnati Golfetto Matteo, Golfetto Federico per la Bassavalle Elvetia, Pivato, Tommaso e Lorenzetto Enrico per la Saranese. 28 a 40 per la Bassavalle Elvetia, 41 a 28 per la Bassavalle, 41 a 29. Sbagliata ancora, parte cambio. Ha sbagliato adesso, sono le l'ultima bocciata. Fallisce, risultato 42 per la Bassavalle Elvetia, 31 per la Saranese. Con questo risultato che di 8 a 4 a favore della Bassavalle Elvetia, la Bassavalle Elvetia si laurea campione italiano a squadre Under 15.